Allora, stasera finalmente arriva l'attesa Feyenoord-Roma, una partita che ci sta togliendo il sonno, la partita di questa stagione sicuramente più importante fino a questo momento, ma io ho il sogno che queste cinque tappe che ci separano dall'Europa League, dalla conquista dell'Europa League, possano essere in sequenza sempre la partita più importante della stagione, cominciando da questa sera, per poi la partita di ritorno e poi la partita d'andata della semifinale, la partita di e infine la finale. È una partita che è stata caricata anche abilmente dall'ambiente Feyenoord, che ha una tifoseria caldissima che cercherà in tutte le maniere di buttarla un po' in caciara. Il Feyenoord è una squadra che si è molto indebolita rispetto allo scorso anno, ha qualche giocatore temuto, diciamo come l'esterno Idrissi e l'astro nascente centravanti Gimenez, ma complessivamente lo stesso allenatore Slot del Feyenoord riconosce che la Roma è una squadra più forte perché questa poi è la realtà delle cose. Vi vado a leggere cosa dice il tecnico del Feyenoord. I giallorossi lo scorso anno in finale ebbero una sola occasione e la sfruttarono. È un'interpretazione un po' di parte perché non è che hanno avuto una sola occasione e l'hanno sfruttata, è che una volta che sono presto passati in vantaggio hanno gestito la partita alla Mourinho, come spesso dico, quando andiamo in vantaggio poi diventa un problema andarci a riprendere, non è che noi abbiamo avuto solo un'occasione. Allora, nonostante sia vuoto, leggo dalla Gazzetta dello Sport, il De Kuip, che è lo stadio del Feyenoord, riesce comunque a trasmettere l'idea della bolgia che sarà domani sera. Come, in che modo, se era vuoto il suo stadio, poi un giorno qualcuno me lo spiegherà. Comunque, lo stadio del Feyenoord sarà pieno e caldissimo, ma la Roma non è impreparata ad affrontare un'atmosfera particolare oltre che una squadra forte. Sì, forte, ma quanto? Io non sono affatto convinto che il Feyenoord, anche se sta conquistando il titolo in Olanda, sia una squadra più forte, per esempio, della Real Sociedad. Nell'andata dei quarti d'Europa League non ci saranno, come sappiamo, i tifosi giallorossi, come al ritorno non ci saranno gli olandesi, però temo che arriveranno comunque a Roma a fare casino e sarà un bel problema anche questo per l'ordine pubblico. Arne Slot, l'allenatore del Feyenoord, dice: se ragionassi in modo romantico direi che vorrei avere i romanisti qui e i nostri tifosi in Italia da una settimana, ma sappiamo che questo provvedimento è logico. Ma io penso che quando le tifoserie non si possono muovere liberamente per raggiungere uno stadio in qualsiasi città per sostenere la propria squadra del cuore, perdiamo un po' tutti, perde il calcio, perde un po' la libertà, però purtroppo ci sono questi facinorosi e quindi mi domando anche perché il Feyenoord sta ancora giocando le sue partite in Europa con i tifosi, visto che si comportano in questa maniera, lasciarli un anno per esempio a porte chiuse potrebbe essere un modo di fargli capire come ci si comporta. L'UEFA osserverà con grande attenzione il comportamento degli ultra olandesi che nell'ultimo incontro con l'Ajax si sono resi protagonisti di lanci di oggetti e altre manifestazioni di violenza che sono un po' la caratteristica di questa tifoseria. La Roma, dice Slot, è una squadra molto difensiva che concede pochissimo e in casa vince quasi sempre. Quasi sempre. Quasi sempre. I giallorossi sono pericolosi sulla tre quarti grazie a giocatori di maggior talento e sanno sfruttare bene i calci piazzati. Le palle inattive, forse voleva dire, più che i calci piazzati. Dybala è un campione che ruba la scena, ma ci sono anche Pellegrini, Ebram o Wijnaldum. Slot vive la sfida anche come una rivincita, questo è evidente, dopo la finale persa in Conference League nella scorsa stagione, sì, ma la squadra è stata talmente stravolta che sono come se fossero due avversari diversi. La squadra della finale di Tirana è una squadra molto più forte di questa. Non mi piace parlare di vendetta, ma ovviamente il ricordo di quel confronto è ancora dentro di noi.
È dentro di voi perché purtroppo quando si arriva a una finale europea e si perde, non si sa quando ricapiterà un'occasione simile. Guardate alla Roma poi quanto tempo è passato dall'ultima finale di Champions o dall'ultima finale d'Europa League. E lo stesso anche le squadre italiane torneranno molto probabilmente quest'anno in una finale di Champions, ma sono passati 13 anni dal 2010. Quando proprio Mourinho fece il triplete con l'Inter. Ho rivisto la partita di Tirana, palla sempre slot, e ho maturato un'idea differente rispetto alla prima analisi. Siamo stati migliori di quanto si ritiene. No, ma il Feyenoord ci ha impegnato duramente in finale. Non ci fossero state due importantissime parate di Rui Patricio e qualche straordinario recupero di Bagnez e di qualche altro giocatore, la partita l'avrebbero ripresa, è stato un avversario più che difficile. C'era poi in quell'epoca De Sessa, che oggi gioca nella Cremonese e che è un giocatore che tra l'altro ci ha castigato anche in Coppa Italia con la Cremonese, procurando rigore, che all'epoca era il capocannoniere, ha vinto poi la classifica marcatori della Conference League, era molto in forma e ci ha dato grossi problemi, anche se Smalling lo marcò molto bene, ma era un giocatore che temevamo molto in quella partita. La Roma ebbe una sola occasione e la sfruttò. Non lo so, non mi convince questa ricostruzione. Il punto è che nel calcio quello che conta è che la palla vada in porta. Se tu hai 14 occasioni e devi dire tutte fuori, come abbiamo visto fare tante volte alla Roma quest'anno in campionato, nella prima parte, alla fine della partita non l'hai vinta. Essere cinici e efficaci sotto porta è invece proprio una delle chiavi di lettura per vincere poi i trofei. Adesso il loro organico è superiore perché hanno aggiunto elementi di grande livello, Dybala, Matic, Wijnaldum. Poi c'è Mourinho. È vero che io sono un ammiratore di Guardiola, ma questo non significa che non posso apprezzare il tecnico portoghese. Vabbè, mettere Guardiola e Mourinho a fare un'analisi del gioco di Mourinho è impossibile, sono un modo di giocare completamente diverso. Mourinho ha una bacheca molto ricca, sa come si vince, ecco, sa come si vince. Ha in testa sempre il risultato. La Roma gioca più o meno nello stesso modo, in casa e in trasferta. Per noi è importante vincere l'andata per poter impostare meglio il secondo incontro. Ecco, questa è già una dichiarazione interessante. Cioè, Slot punta fortemente sulla gara d'andata e teme molto la gara di ritorno. Quindi cerchiamo di tornare da Rotterdam con un risultato positivo. Mi è partito l'antivirus un'altra volta. Aspettiamolo un po'. Perché credo che anche psicologicamente loro, se non vincono questa partita, potrebbero accusare il colpo. Lo intuiamo anche dalle parole del loro allenatore che teme molto la gara di ritorno, vediamo. C'è da capire anche che squadra metteremo in campo questa sera, che francamente ho capito che non lo sa bene nessuno, perché ci sono diversi dubbi. Allora, Slot stasera recupera il portiere titolare Justin Bülow, che è fermo da febbraio, anche se non conferma il suo utilizzo. Potrebbe giocare, ma la decisione non è ancora definitiva. Certo che culo che ci abbiamo, questo è da febbraio, sta fermo, proprio stasera deve rientrare. Comunque la Roma, i dubbi sono Ibañez, Llorente, con un po' a sorpresa. Llorente ha giocato molto bene con Sampdoria e Torino, ma mi è sembrato un giocatore in buone condizioni. Ma la mia interpretazione personale è che lui ha giocato a Torino proprio invece per far riposare, mantenere molto concentrato Ibañez, che è un giocatore fortissimo, ma a volte abbiamo visto nei derby, ogni tanto qualche cappella la fa purtroppo. Ogni tanto ha dei... Lui è un giocatore atleticamente una bestia, però a volte nei movimenti è un po' scomposto, come è successo di recente, e fa dei danni così, fa dei danni, che deve imparare a gestire questa sua grande forza fisica a volte.
Per me Mourinho non l'ha fatto giocare col Torino, sappiamo che con la Sampdoria l'ha squalificato, sono già due partite che non gioco. Per mantenerlo proprio mentalmente sul Feyenoord, io la vedo così. Poi c'è invece la seconda interpretazione che dice Llorente è un giocatore più tranquillo di Bagnez, è in grande forma e quindi lui lo ha voluto rivedere col Torino per tenerlo bello caldo e si fida di più di Llorente col quale secondo qualcuno si correrebbero meno rischi, ma lo sapremo solo stasera perché la formazione non la sa nessuno. C'è anche chi dice che Wijnaldum, essendo un noto tifoso del Feyenoord, che ha già detto che per lui giocare questa partita non è proprio semplice, potrebbe essere lasciata a riposo. Io non sono molto convinto di questo, nel senso che penso che Mourinho è un uomo che bada al sodo e ha interesse a mettere in campo i giocatori migliori al di là di tutti i condizionamenti possibili. Quindi ritengo invece che Wijnaldum, però non so cosa si dicono Wijnaldum e Mourinho. Mourinho nota che Wijnaldum ha qualche titubanza e lo prende da parte e gli dice: ma senti un po', ma fammi capire una cosa, ma per te è un problema scendere in campo dal primo minuto davanti a questo pubblico contro la squadra del tuo cuore? In pratica ti senti un po' bloccato, perché se ti senti bloccato non pensarci bene a farlo scendere in campo dal primo minuto. C'è anche questo problema qua. E poi c'è il grande dubbio in attacco: Ebram trattino Belotti trattino Dybala falso 9, come ha giocato a Torino, in un modulo che secondo me aveva funzionato bene. Ed è un peccato che Solbakken si sia infortunato, perché credo che in campionato questo modulo Solbakken a destra e Shaarawy a sinistra con una prima punta Dybala o qualcun altro l'avremmo rivisto, ma mi sembra che non siano andati male. Non sia andato male, purtroppo la solita sfiga nostra, si è lussato la spalla Solbakken, quindi stagione finita e quindi abbiamo perso anche Solbakken. Che è un problema, perché è uno che avrebbe giocato in campionato diverse partite anche dal primo minuto e avrebbe fatto riposare qualcuno. È un po' un problema questo qua. La Roma purtroppo, avendo questa rosa un po' stringata, ogni infortunio rappresenta. Abbiamo già perso Cardo, adesso abbiamo perso Solbakken, abbiamo strada facendo perso Zaniolo, che è un giocatore nel quale credevamo. Quindi dobbiamo stare attenti a non prendere troppi infortuni, perché questi infortuni presi così in campionato, questa è un'eccezione perché Solbakken non era nelle liste UEFA, ma potremmo pagarli molto duramente in Coppa. E chi deve giocare? Io sinceramente Dybala, falso 9, lo vedo molto bene. È un giocatore che può interpretare, soprattutto in trasferta, questo ruolo, come ha fatto a Torino. Però, essendo una partita da battaglia, non escludo Belotti dal primo minuto, non lo escludo. Diciamo Dybala Pellegrini dietro Belotti, ecco, ad esempio. A centrocampo penso che Matic sia un giocatore imprescindibile in questa partita, tant'è vero che a Torino è stato tenuto a riposo, perché è l'uomo che nei primi 20-25 minuti deve spezzare il gioco all'avversario, rallentarlo e poi anche accelerarlo, fargli perdere il ritmo. E lui è molto bravo a fare questo, perché è uno che sa tenere il pallone, se ne sa liberare, sa farlo viaggiare con i giusti tempi. Ho già notato che con Wijnaldum dialoga molto bene, molto bene. Ha anche una certa fisicità, ha personalità, ha esperienza. È veramente l'uomo giusto per quella zona del campo in quel momento tattico della partita. Partita che non mi nascondo, non vedo l'ora di vedere, perché credo che sia una partita molto bella e molto interessante, con un tema tattico chiarissimo: il Feyenoord col piede sull'acceleratore dal primo minuto all'arrembaggio, la Roma che si chiude col baricentro basso e cerca di schermare tutti gli attacchi che arrivano in un clima infuocato, col pubblico che cercherà di spingere in tutte le maniere la squadra di casa. In questo contesto penso che Cristante partirà sicuramente dal primo minuto, perché
sostanzialmente quello che sa fare è mettersi lì con anche un discreto fisico, un bel fisico, a fare la diga in sostanza. Quindi avremo secondo me una diga Cristante Matic con Zaleski e Spinazzola ai lati, quindi i tre dietro, Mancini, Smalling, Ibañez, tra parentesi Llorente secondo alcuni, e poi avremo. Per me questa è la squadra. Dybala, Pellegrini, Belotti. Dybala e Shaarawy. Belotti mi sembra invece troppo sbilanciata la squadra, troppo rischioso. Però la squadra la fa Mourinho, queste sono solo ipotesi. Questa è la squadra che farei giocare io. Questo lascia pensare il fatto che Pellegrini non sia partito dal primo minuto. A Torino si è parlato di una febbre, ma quando è entrato in campo non mi sembrava per niente febbricitante. Pellegrini è stato tenuto a riposo perché probabilmente Mourinho, che ha stima di questo giocatore, intende farlo giocare dal primo minuto. Ritengo che Ebram dal primo minuto in questa partita, sinceramente, potrebbe rimanere tagliato fuori dalla partita perché Belotti è una specie di centrocampista aggiunto quando fa la fase difensiva. Tra l'altro lui nella sua carriera quando ha cominciato a giocare era centrocampista, infatti ancora si vede che ha dei movimenti e lo fa molto bene quello sporco lavoro. In Europa League quest'anno ha segnato anche dei gol, in campionato ancora non ha segnato, ma quello sporco lavoro di copertura, di inseguire tutti, eccetera, lo fa bene. E quindi penso che sia il giocatore adatto per partire dal primo minuto questa sera e non Ebram, magari in finale. Se no c'è l'ipotesi, ripeto, Dybala prima punta, falso 9, con Belotti che magari poi subentra negli ultimi 20 minuti a fare legna con una Roma che si immagina magari ancora sullo 0-0, comunque a dover difendere un risultato, magari chissà anche di vantaggio. Noi la domanda fondamentale che ci dobbiamo porre in questa partita è questa: ma la Roma, questa temuta partita contro il Feyenoord, la può vincere? Cioè, possiamo noi tornare da Rotterdam per esempio con uno 0-1? Io sostengo di sì, perché se noi riusciamo a fare quello che dobbiamo fare in difesa e a chiudere tutti gli spazi, avremo le nostre occasioni. Abbiamo un giocatore che in qualsiasi momento te la può piazzare all'incrocio dei pali, perché Dybala in Europa League è un lusso, ragazzi, è un giocatore. Giocatore da semifinale di Champions League, capito? A questi livelli qua, se non anche finale. Un giocatore che non ha un limite in sostanza dal punto di vista tecnico. L'unico limite che ha è un limite di fragilità muscolare che conosciamo, ma dal punto di vista tecnico Dybala per l'Europa League è tantissima roba. Quindi io penso, se noi riusciamo a difenderci bene, oltre ad un pareggio, possiamo anche sperare di piazzare il colpo. È quello che io spero tanto, un bel 0-1 con gol di Dybala e ce ne andiamo a casa. Quello che assolutamente va evitato, purtroppo non dipende solo da noi, è fare cazzate nei primi 20 minuti del tipo Piai in espulsione, prende un rigore che ci poteva evitare, queste cazzate qua. E evitare come la peste di perdere questa partita con un risultato sopra l'1-0, perché se noi perdiamo 2-0 stasera, ecco, diventa molto complicato, perché poi loro sono una squadra veloce, giocano nelle ripartenze, quindi all'Olimpico pressano molto alto, come abbiamo visto in occasione della partita con la Lazio, che non a caso hanno eliminato. Quindi la partita all'Olimpico noi dovendo segnare 2-3 gol e quindi dovendoci spingere in avanti, che non è la cosa che facciamo meglio, avremmo dei problemi. Per cui la qualificazione si gioca, secondo me, questa sera. Dobbiamo tornare a un risultato positivo, se torniamo a un risultato positivo ce la facciamo. Serve concentrazione, serve attenzione, serve quella qualità che Fabio Capello ha citato proprio ieri, l'altro ieri, in un'intervista. Dice: la Roma è una squadra umile e con l'umiltà può vincere l'Europa League. Noi dobbiamo essere umili, non dobbiamo andare in campo a fare gli sboroni e sentirci più forti, anche se lo siamo tecnicamente. Dobbiamo rispettare questo avversario come abbiamo rispettato la Real Sociedad, che non era un avversario per niente facile. Rispettare questo avversario, andare in campo molto quadrati, molto, molto compatti e
e combattere su tutti i palloni come se fosse l'ultimo della partita, ma soprattutto senza perdere la lucidità. Io voglio vedere in campo 11 Matic, che è il giocatore che sa sempre cosa fare con la palla e non cerca il colpo per prendere gli applausi, cerca di fare la cosa che serve alla squadra in ogni posizione del campo. È un maestro sotto questo punto di vista, e se noi riusciamo a essere 11 Matic questa sera non abbiamo problemi, ragazzi. A dopo la partita e buon Feyenoord Roma a tutti.